Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Cosa sta facendo il poliziotto? Ehi! Questo è abuso di potere, eh. Ci siamo lasciati le scorse puntate che abbiamo ucciso Hector, abbiamo ucciso Victor. Ormai rimane solo Angelo e credo che in questa o nella prossima tenterà il tutto per tutto. Proviamo. La soluzione di Troy. Senti, ho un piano. That meeting with Julius. He just got back from a sit down with Orejuela and they came to an interesting agreement. If we can get back all the drugs the cops seized, the Colombians are willing to work with us exclusively. We'll have a lock on the whole city. Ma, get the drugs back from the cops? How the fuck are we gonna do that? Esatto. We're taking out the police station. Are you out of your fucking mind? They locked the place down before you get anywhere. It's Julius's plan. He called it. We have to go with it. No, we don't. If you load a car up with some explosives, you could blow a hole right into the evidence locker and never have to fire a shot. That might lower the body count. That's what I'm saying. All right, let's do it. È importante non avere troppe vittime, no? Andiamo. Ci stiamo tutti e quattro? Perfetto. Prendiamo gli esplosivi. Eccoci qua. Perfetto. Un'altra volta, un'altra bomba. La soluzione dei Saints: carica una macchina piena di esplosivo e falla esplodere. All right, man. You ain't got a lot of time, so hurry. One more thing. That shit in your car ain't exactly stable. Beh, ma va. I wouldn't hit anything if I were you. Ma va. Chi l'avrebbe mai detto? Aspetta, abbiamo 2 minuti per arrivare fino a qua? Ok, facciamo attenzione allora. Devi non colpire nessuno, ma in meno di 2 minuti muoviti allora. Ecco esattamente quello che volevo evitare. Porca miseria, io odio le missioni a tempo e le missioni a scorta. Pensa se è una missione di scorta a tempo. Mamma mia. Il problema è che esistono in alcuni giochi alcune missioni simili, attenzione. Ok, volevo andare un attimo piano per evitare che mi colpissero tutte e due. Calmi tutti, calmi. Siamo già quasi a metà strada, ce la possiamo fare. Dobbiamo solo fare attenzione a non colpire troppa roba e a non farci colpire o sparare. Attenzione, scusi, ho una macchina bomba, devo muovermi. Porca troia, io lo so che arriviamo lì agli ultimi secondi. Non dirmi che ce l'ha con me. Non ce l'ha con me la macchina della polizia, vero? Non ce l'ha con me, ti prego. Ok, dai, siamo arrivati. Dove? Qua, perfetto. Via! Via, ragazzi! Ma serio? Serio? Un camion davanti così? Move, move, move! Devo... Ok, dai, sono tutti ancora vivi. Ok. Ecco fatto. Io me ne starei qua sul furgone. Non so voi, ma mi sembra il punto più sicuro. Anche perché dopo probabilmente me lo faranno inseguire. Sicuramente. E dobbiamo rimanere qua 2 minuti. Sul serio? Dai, forza! C'è un poliziotto e voi siete in 4. Devo fare tutto io sul serio? Io me ne resto qua. Chi è quello? È un Carnales? Meglio non attirare anche l'attenzione dei nemici. Dai! Siete in 4, ragazzi! Siete in 4 e potete farcela. Io ve ne faccio fuori uno ogni tanto, voi fate fuori l'altro, dai. Oh merda, non ti alzare troppo. Madonna,
Ok, forse questo è stato esagerato e forse la polizia ha tutte le ragioni per avercela con me. La polizia ha tutti i motivi per avercela con me. Che è successo? Dove è esplosa questa? Dai, abbiamo ancora 1 minuto e 15 secondi. E la pula tanto... Qua arriva anche la SWAT, sicuro. Sicuro arriva anche la SWAT dopo. Per quello voglio stare qua sul furgone. Perché sicuramente dopo dovremmo fare la missione di scorta, dove dobbiamo portare... Dove dobbiamo portare il furgone alla chiesa, sicuramente. Per fortuna che ho il lanciarazzi, mamma mia. Dov'è l'altro? Non ci arrivo. È troppo in alto. Ecco fatto, scusatemi. Ho dovuto usarlo. Non riesco a colpirlo, è troppo in alto. Chi è? Ah, è la missione, madonna mia, che spavento. Uno. Riporta il furgone al garage. Io devo portarlo? Qualcuno salga, per favore. Sali! Vabbè, ascolta, ciao. Sali, forza! Mi dispiace per gli altri due, ma... O io o loro, mi dispiace. Spero che se la siano cavata. La Madonna. Vai, vai, tu continua a spingere, che io almeno così mi muovo. Merda. L'altra merda. Oh, 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 e basta un po'. La Madonna, che cattiveria. Vi dovete levare tutti dalle palle. Non l'avete ancora capito che siete... Guarda, finché il furgone rimane intero e mi sa non ancora per lungo, tutto il resto poco mi frega. Il problema è che se adesso il furgone mi esplode, io non devo rifarmi solo un pezzo di missione. Devo rifarmela tutta. Devo rifarmela tutta, sia l'arrivo a là. Ho bisogno di un meccanico. Non c'è modo. Oppure qua ce la facciamo tutta dritta. Facendo molta attenzione dovremmo forse farcela. Il cameraman. FBI, certo. Vai, vai, spingimi. Spingimi che co... No, non mi devi far girare, mi devi spingere. No, 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 no. No, è esploso alla fine. Alla fine. Devo rifare tutta la missione. Tutta la missione. Mancava tanto così. Ma vaffanculo, Troy. Va che bella Pisa in agenzia viaggi. Dai, questa volta penso di avercela fatta. Con il furgone messo molto meglio. Vai, 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 spingimi. Spingimi così vado più veloce. Ho anche la ruota bucata, fantastico. Ecco. Ho vinto, basta. Ho vinto io. Mr. Little?
I'm beginning to think we can do business. I'm glad we grew things up. So, how exactly would you like to move forward? Lo sabía! You'll die for what you did to my brother! I wonder if he means us or Manuel. Wait! I know where he'll go. A casa sua? That's where Angelo lives with his woman. Consider this payment for your... Oh, grazie, Manuel! When you go over there, I'd appreciate it if you didn't kill the signorita. We'll be in touch. Se ci riesco, ci provo, tranquillo. Possesso con intenzione, quartiere acquistato, è incanto. $5,200, fantastico. Quindi, signori... Vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!